parto dal presupposto che sono completamente ignorante in materia, per cui magari mi esprimo anche male. Ma se le cose così non vanno bene, oltre a queste proposte, non c'è qualcosa per risistemare un po' le cose che sono sbagliate in questo sistema? In questo caso, quali regole possono essere discusse insieme con gli altri paesi europei per far sì che questo accada? Le cose di cui stiamo parlando, compreso l'euro, ovviamente, possono essere affrontate fondamentalmente in due modi, a parte accettare quello che succede subitamente. I modi alternativi sono quelli di fare un ragionamento di tipo teorico. Il ragionamento di tipo teorico ti porta a dire che l'euro è una schifezza, che ti fa solo del male, quindi prima esci dall'euro, prima ritorni alla moneta nazionale, meglio è. Però questo è un ragionamento teorico. Perché a livello pratico, se tu svaluti la moneta, ne hai un vantaggio, ma anche il tuo vicino ripristina la sua moneta nazionale e la svaluta a sua volta, e quindi annulla il tuo vantaggio. Quindi bisogna mettersi d'accordo che tipo di Europa vogliamo. Vogliamo un'Europa con nazionalismi che si combattono l'un l'altro, o vogliamo un'Europa che recuperi la logica di Bretton Woods del Trattato di Vestfalia e quindi garantisca a tutti un equilibrio, un certo aiuto a chi non ce la fa? Questa è la questione, perché se tu torni alla moneta nazionale e ti impegni a non svalutare, per esempio, no? Allora che ci torni a fare la moneta nazionale se poi mantieni la stessa parità che c'era con l'euro? Dice no, però io con la sovranità monetaria faccio spese in disavanzo, aiuto i disoccupati e via dicendo. Però paradossalmente anche questo ottieni lo stesso risultato, perché se tu dai un reddito ai disoccupati aumenti la domanda interna, e l'aumento della domanda interna ti fa produrre di più, e se aumenti la produzione diventi più competitivo all'esterno. Quindi in effetti, se non ci sono accordi, che si tratti di globalizzazione, che si tratti di euro o che si tratti di disavanzi pubblici nazionali, bisogna sempre che ci siano dei criteri, quello che è mancato a Maastricht, perché a Maastricht si sono definiti dei parametri senza tener conto dell'economia vera, cioè si è detto il 3%, pensando che tra l'altro l'economia europea crescesse continuamente. Quadro macroeconomico sottostante agli accordi di euro, un quadro di sviluppo, non hanno neanche preso in considerazione l'ipotesi che ci potesse essere una crisi, perché secondo loro col mercato unico e con l'euro ci sarebbe stato un grande sviluppo, come effettivamente non è stato. Quindi non c'era un piano B, no? Salvo che poi i singoli paesi, come la Francia, non ce la facessero a sopportare quei vincoli e quindi li sforassero. Ma davvero non lo sapevano? Lo sapevano, sai perché? No, sai perché? Perché le stesse persone che andarono a Maastricht a negoziare i parametri, che quindi disegnarono un quadro macroeconomico espansivo, erano quelle che poi sui tavoli di Roma per la riforma delle pensioni favorirono una riforma molto penalizzante per i lavoratori in base a un quadro macroeconomico molto recessivo. Ed erano le stesse persone, quindi erano in malafede. Assolutamente. Tutti sapevano che sarebbero arrivati a... Perché doveva essere o un quadro macroeconomico trionfalistico, e allora non bisognava fare una riforma delle pensioni penalizzanti, o un quadro macroeconomico devastato, allora si doveva fare quella riforma, ma a Maastricht bisognava dire guardate che non riusciamo lì. Maastricht, Stona e così via. Una domanda sul contesto dell'aumento della spesa esterna. Sì. Ma se noi non nel consumo interno, ma se noi non creiamo delle barriere all'importazione di merci a basso costo, dove comunque sono in concorrenza con il nostro prodotto, ipotesi, una t-shirt fatta in Cina costa 50 centesimi, la stessa t-shirt prodotta in Italia costa 1,50 euro. Quindi in questo caso... Infatti secondo me, e l'ho scritto in un altro libro, il modello che può funzionare proprio perché affronta questo aspetto è un modello di doppia circolazione monetaria. Qui tu hai moneta per il mercato locale che serve solo per i prodotti locali e moneta invece internazionale per il resto. Scambio, certo, nazionale.
Quindi ripeto, i discorsi teorici sono belli, però poi non sono, possono non essere pratici. La pratica a volte è diversa, quindi bisogna trovare degli accordi internazionali. Quindi una fuoriuscita sana dall'euro è quella in cui tutti i paesi si mettono d'accordo su qualcosa. Ci vuole una volontà politica. E certo che ci vuole una volontà, ma ci vuole sempre una volontà politica. Il sistema ha cominciato ad andare male alla fine degli anni 70, quando l'economia, il pensiero unico, doveva dettare alla politica cosa si poteva e non si poteva fare. Fino a quel momento era la politica che sceglieva qualcosa. Certo, poi se il politico viene e ti propone una cosa impossibile, dico non si può fare. Però il politico mi può proporre un ritorno a Keynes o un modello non capitalistico. Sono tutti sostenibili, secondo me, tecnico. Se invece lui vuole che siano i tecnici a suggerire i modelli, i tecnici possono non mettersi d'accordo. O uno è pagato da una multinazionale, uno da un'altra, di dire cose completamente opposte, come spesso succede anche in campo sanitario, in campo scientifico. Daniele, i rapporti fra spending review e titoli tossici. Allora, il nesso causale va da peggioramento ad emissione, non da emissione a peggioramento. Quindi, siccome l'obiettivo è quello di massimizzare l'emissione, il modo per massimizzare l'emissione è che i titoli non siano buoni. Se i titoli sono buoni, cioè il debitore pagherà, è affidabile, eccetera, quello è un buon titolo, ma non serve a niente. Così come non serve a niente un paese che vada bene, servono paesi che vadano male. Qualche paese può andare bene, quindi, tipo apparentemente la Germania, ma occorre che i paesi mediterranei vadano male, perché sennò come si fanno a mettere tutti questi titoli? Sì, ma quindi è impossibile una soluzione. Com'è? È impossibile una soluzione, nel senso che come si fa a dire alla Germania senti, calmati un po', che intanto che noi ci riprendiamo, poi... Cioè, la Germania no, è passata da una primazia sottolineata da avanzi commerciali dovuti alla sua superiorità tecnologica e quindi ad investimenti dei privati nelle tecnologie, ad una situazione in cui questa primazia nelle esportazioni, questi avanzi strutturali sono ottenuti comprimendo la domanda interna, quindi non c'ha più tutti questi investimenti tecnologici. Quindi è un paese che non sta andando verso soluzioni di equilibrio, neanche la Germania. Si sta alzando, certo, per forza. Ma allora tutta l'Europa cadrà per il suolo. Certo. Dopo la Grecia ci saremo noi, Spagna, tutto l'altro e poi tutta l'Europa. Ma io penso che la Francia sia messa molto peggio dell'Italia. E certo, perché noi almeno abbiamo, esportiamo, siamo sempre una potenza mondiale per diversificazione merceologica all'export. La Francia non riesce, a parte qualche multinazionale che va bene, il resto o aumenta la spesa pubblica o affoga. Se aumenta la spesa pubblica esce dall'Europa, se non esce dall'Europa affoga. Questo lo sta cavalcando la Le Pen molto bene dal suo punto di vista, però non è che se facciamo Le Pen in Francia e l'alternativa è Germania e qui da noi una cosa del genere, poi ci facciamo comunque la guerra. Quindi bisogna trovare anche diciamo, un po' di patriottismo non guasta, ma se si torna al nazionalismo, quindi chiudi la Francia contro gli altri paesi, non è che risolviamo il problema. Professore, se no qui dobbiamo obbligarci, perché saremo... Perché dobbiamo andare a cena. Perché mi pare che stanno cercando di svendere tutti gli assi. Certo. No, ma l'Italia ha perso tantissimo in questi decenni, cioè nonostante ancora piccole imprese che esportano, perché quello che era il disegno originario, lì c'è una nota, in cui io litigo col mio ministro, quale mi dice, guarda Galloni, che noi vogliamo distruggere le piccole imprese, perché sono improduttive. Me l'ha detto proprio Paroli questo anno. Perché non fanno debito, cioè fanno poco debito. Sì, ma non ci sono riusciti, nonostante la pubblica amministrazione che va contro, nonostante il ritardo nelle infrastrutture, nonostante le banche che non fanno credito.
Cioè è un mistero com'è che queste piccole imprese italiane continuano a produrre, a esistere contro ogni regola dell'economia e della finanza, perché sono portatrici di un modello nuovo, modello alternativo, che è il controllo delle risorse reali invece che quello finanziario. È questo che vogliono colpire nell'Italia, nell'italianità. Questo è un aspetto molto importante, ha ragione lui quando dice tempo, certo, perché forse non potremo sostenere all'infinito questa situazione. Salvo poi il professore detta con tutti i programmi elettorali. Vabbè, certo, quello è un momento forte di politica.